Buonasera, ecco qua, bentornati nella mia cucina. Questa sera faremo un'altra ricetta per le melanzane. Non ci stancheremo mai delle melanzane. Guardate il mio canale e tutte le ricette. Questa è un'altra nuova. Faremo delle melanzane ripiene di tonno e scamorza al forno in bianco. Spettacolare, anzi, spettacolo vero. Che ci serve? Due melanzane. Abbiamo tagliato i due capi, poi le spaccheremo, leveremo la polpa e le svuoteremo. Poi ci serviranno. Abbiamo per le quattro metà quattro scatolette di tonno sott'olio. Mi raccomando, sempre materie prime di alta qualità. Poi abbiamo un etto di scamorza, anzi provola silana, spettacolare. Pane grattato. E parmigiano e un cipollotto rosso di sulmona. Svuoteremo le melanzane e le saleremo per far perdere l'amaro. Poi prepareremo il preparato. Soffriggeremo l'interno delle melanzane con la cipolla e una volta fredda aggiungeremo scamorza, pane grattato e parmigiano e poi inforneremo. A dopo. Abbiamo svuotato le melanzane, le saliamo e le mettiamo a testa sotto a scolare l'acqua. Il nostro cipollotto soffrigge, mettiamo la metà dell'interno delle melanzane. Altrimenti insieme al tonno, alla provola silana e al resto sarebbe troppo ripieno. E facciamo cuocere per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Saliamo e pepiamo. Cipolla, melanzane e tonno sarà un tripudio. Aggiungiamo anche un po' di acqua. E vai. Ecco la polpa di melanzana che è cotta, ora la facciamo freddare e la assembliamo agli altri ingredienti. Aggiungiamo alle melanzane il tonno e cominciamo a far insaporire i nostri ingredienti. Aggiungiamo una spolverata di prezzemolo, forse mi ero scordato a dirlo precedentemente, il sale, non esagerate che le melanzane già sono salate, il pepe, il parmigiano, questi sono circa 50 grammi, lo mettiamo un po' nel ripieno e poi lo metteremo sopra, e la scamorza, provola silana, più saporita, volendo potete aggiungere anche il nuovo, ma noi non lo aggiungiamo, Aggiungiamo anche un filino d'olio, e una spolveratina di pane grattato. E lasciamo insaporire per circa mezz'ora, poi procederemo a riempire le melanzane. Le nostre melanzane le ungiamo leggermente, non esagerate che abbiamo già l'olio del tonno e l'olio che abbiamo messo nel ripieno.
e procediamo a riempirle. Compattate il ripieno. Nel frattempo abbiamo acceso il forno a 180 gradi. Guardate che delizia! Guardate, il ripieno perfetto, le dosi sono perfette. Aggiungiamo sul fondo della pirofila un filino d'acqua che ci aiuterà a cuocere le melanzane insieme all'olio. Compattate bene il ripieno. Ora spolveratina di pane grattato, senza esagerare, altrimenti si asciuga troppo, eh? E parmigiano reggiano. Ora inforniamo per circa 30-35 minuti. Ma quando è bella dorata in superficie, sicuramente saranno pronte. A dopo. Eccole qui, ragazzi, sono passati 40 minuti alla fine, ma sono dorate al punto giusto. È uno spettacolo vero.